E dopo tanto hype e tanti arrelist, finalmente possiamo passare alle mappe. Questa sarà una lezione un po' più diversa del solito, perché scenderemo ancora una volta a basso livello. Ma perché faccio queste lezioni a basso livello su strutture dati come arrelist o hashmaps? Non solo perché queste sono delle interview questions, ovvero delle domande che ti possono fare a dei colloqui e voglio che assolutamente passerai, ma anche perché quando è il momento di debuggare in certi modi certi errori, non li puoi scoprire in nessun modo se non sapendo come funziona internamente quella struttura dati. E non è finita qua. Anche se vuoi migliorare del tuo codice, magari lo vuoi fare particolarmente performante, perché sono sicuro che diventerai un programmatore nel breve termine, ecco che ti serve sapere come funziona internamente una struttura dati. E in questo caso vedremo quindi le hashmap. Continuiamo. Dunque, continuiamo la nostra avventura all'interno del Collection Framework vedendo le mappe. Le mappe sono una struttura dati. Una struttura dati che sta all'interno del Collection Framework e che si differenzia, come abbiamo già spiegato l'altra volta, dalle liste. Insomma, non implementano la collection, non implementano iTravel, sono una cosa un po' a parte. E in che consistono? Sono come un dizionario. Hanno una chiave e un valore. Nel dizionario tu cerchi una chiave, la parola che ti serve, e il valore e la sua magari descrizione, no? Eccola qua, abbiamo una pagina del dizionario, Code Brothers, e la sua descrizione, un canale di Java che senza il tuo like potrebbe essere sconfitto dall'algoritmo di YouTube, quindi occhio, un bel like per partire e continuiamo. Queste mappe puoi anche pensarle come tante chiavi valori tutte di fila, se magari ti piace di più. Quindi se noi abbiamo una mappa possiamo fare la seguente cosa, chiamiamo il metodo put e ci mettiamo dentro la nostra chiave, il nostro valore, chiamiamo metodo put, di nuovo chiave e valore. E qual è la figata? Che io, andando a cercare poi una chiave, metti che questa chiave equivale a 5 e questo valore equivale a Shiba, io allora chiedo alla mappa, uè mappa mi dai 5, il valore che sta associato a 5? E lei mi risponde con Shiba. E se due chiavi sono uguali, allora viene rimpiazzato. In che senso? Che se qua ho di nuovo 5 e ho cane, e io nella mappa metto 5 cane, allora 5 cane prende il posto di 5 Shiba, perché la chiave è la stessa e il valore verrà rimpiazzato. Insomma, le mappe sono una gran figata perché ci permettono di cercare, associare qualunque cosa vogliamo, perché vuole dei generics. E i generics si chiamano così proprio perché sono generici, quindi ci possiamo mettere una stringa, un oggetto, possiamo metterci un numero con una stringa, insomma quello che più ci garba, e possiamo associarli e trovarli facilmente. Ricordiamo ancora una volta, le mappe sono la nostra interfaccia e quella che andiamo a scoprire oggi è la sua implementazione hashmap, quella che ci capiterà di vedere molto spesso, più di tutte le altre. E cos'ha di speciale questa hashmap? Perché si chiama così? Perché utilizza l'algoritmo di hashing. Cos'è sto algoritmo di hashing? Immaginiamoci di avere una mega formula magica che tu le dai qualcosa e lei ti spara fuori un numero. Tu magari le dai un qualunque tipo di oggetto, come in Java, perché siamo un linguaggio orientato agli oggetti, gli diamo un qualunque tipo di oggetto e la funzione di hashing, bam, ci spara fuori un numero, esattamente un numero per quell'oggetto. E infatti qua si nota chiaramente il numero 42 e questo non so. E possiamo farlo per ogni oggetto, ma che succede se due oggetti escono fuori con lo stesso numero? Può capitare per una funzione di hashing? Purtroppo può capitare, si chiama collision. Quando due oggetti vengono sparati fuori con lo stesso numero dalla nostra funzione di hashing, che in Java è hashCode, quindi lo troveremo così, uno dei metodi di object, e quindi una buona funzione di hashing è quella che ha il minor numero di collision possibili. Una funzione di hashing che ti dà solo 10 numeri possibili ti sparerà fuori un sacco di collision e non è una buona funzione di hashing. Come funziona la funzione di hashing quindi? Ecco il mio oggetto stringa, sul mio oggetto stringa andrò a chiamare hashcode, hashcode mi sparerà fuori, bam, un int. Ciao, mi chiamo cane, diventerà questo numero.
E qui giustamente vediamo la rappresentazione chiaramente di quello che accade, il nostro studente con la testa di cane. Testa di cane! E comunque questa è la funzione di hashing. Tutti questi concetti ci serviranno per andare a scoprire adesso come funziona internamente questa hash map. Partiamo quindi dalle basi. Una hash map al suo interno contiene un array di buckets per andare a sua volta a contenere tutte le entries che andremo a mettere col nostro metodo put, ok? Ma che caspita è un array di buckets? Cosa sono i buckets? Chiamati anche beans, ma non beans come fagioli, B-I-N-S. Il bucket è un concetto astratto, significa secchio. È un concetto astratto tanto quanto le wrapper classes. Noi abbiamo visto infatti le primitive wrapper classes, ma la wrapper class in generale significa solo una classe che racchiude qualcosa. Allo stesso modo, il nostro secchio è solo un concetto per dire che qualcosa contiene, no? Conterrà le nostre entries. Inizialmente questo array di buckets è di size 16. Sarà sempre una potenza di 2. E questo array di buckets lo andremo a trovare all'interno della nostra documentazione. Se tu ti apri IntelliJ, premi Ctrl+N, scrivi hashmap, premi invio, troverai proprio table array di node. Quindi abbiamo appena scoperto che questo array di buckets è anche un array di node e a ogni indice corrisponderà un node. Ma questo node, a sua volta, lo puoi vedere come una singly linked list, che al momento, per non fare troppa confusione, pensalo come la linked list che abbiamo già visto. La singly linked list è solamente una lista linked tutta lineare, va bene? Ma come è fatto un nodo se non ce lo ricordiamo? In questo modo. Avrà al suo interno un hash, avrà la chiave e il valore della nostra entry e infine avrà un altro node, next. Qua punterà, sempre se c'è, a un prossimo nodo, va bene? Andiamo a vedere meglio in che senso punterà a un prossimo nodo se presente. Se non è presente, qua troveremo un bel null. Tra l'altro, attenzione, perché questa lezione è anche una delle domande che molte aziende fanno spesso. Quando tu ti vai a proporre a una certa azienda, ti aspetti domande come cosa è una linked list, la conosci? Cos'è una mappa? Sai cos'è? Ma certe ti andranno a chiedere come funziona internamente una hash map. Quindi se hai piacere che cominci una nuova playlist con tutte le interview questions più frequenti, ok, che ti fanno aziende tipo multinazionali che conosciamo tutti, fammelo sapere nei commenti, oppure con un bel like a sostegno dell'algoritmo. Ma non perdiamoci, continuiamo! Cambio di felpa obbligatorio perché finalmente entriamo nel vivo di queste hash maps. Abbiamo detto che sono una figata perché, ad esempio, per operazioni di sort, delete, search, hanno una time complexity di OD1. Ci ricordiamo il concetto di time complexity, no? In caso se no te lo lascio in descrizione. Time complexity OD1 è molto buono rispetto a molte altre liste, ad esempio, altre strutture dati che hanno time complexity molto più alte. E come ci riesce se ha solo questi 16 buckets? Metti che noi abbiamo un mazzo di carte e in questo mazzo di carte dobbiamo inserire altre 3 carte. E ce l'abbiamo qua. Abbiamo, insomma, il nostro 5 di cuori, lo vediamo qua. Poi abbiamo, ad esempio, il nostro 7 di picche e poi anche il 9 di quadri, il mega trucco di magia che consiste nell'avere 2 carte assieme. Comunque, dobbiamo inserire queste carte. Ora, io ti ho astratto un bel po' della logica che fa il put, ok? Ci fa tante altre cose, ma questo è il cuore che interessa a noi adesso. Quindi, quando per esempio prendiamo il nostro 5 di cuori, il nostro put calcola l'hashcode di questa key. Quindi gli arriverà cuori, ok? Di cuori lui chiamerà hashcode. Ed hashcode ci può tornare un numero molto grande, ok? Perché può essere 2 a 32, sia positivi che negativi, va bene? Quindi questo hashcode può ritornarci un numero molto grande, sia positivo che negativo. Metti ad esempio che ci ritorna 9, 7, 2, 5. Ma noi abbiamo solo 15 buckets, partendo come indice da 0 a 15, cioè quindi 16. Abbiamo solo 16 buckets.
e non ci possiamo piazzare come indice questo numero così grande. Figuriamoci, tra l'altro, se poi fosse negativo. Ah, i famosissimi array con indice negativo. Quindi cosa si sono inventati? Hanno detto, senti, utilizziamo il bitwise operator AND. Il bitwise operator AND non abbiamo ancora visto come funziona, perché non è insomma lo scopo di questa lezione, neanche delle altre, ma se vuoi che ci faccia una lezione, fammelo pure sapere nei commenti. Abbiamo già visto però cosa sono un po' i bitwise operators nelle azioni di esercizi. Questo bitwise operator per ora lo puoi immaginare come il modulo, ma non è proprio così, perché l'operazione con il modulo ci può anche tornare dei numeri negativi, e noi non vogliamo assolutamente che ci tornino dei numeri negativi. Tra l'altro viene anche utilizzato l'operatore bitwise per questioni di performance, ottimizzazione e distribuzione. Cosa intendo dire? Che intanto se abbiamo un numero di buckets pari a una potenza di 2, le operazioni con i bitwise operators sono da preferire perché sono molto più veloci rispetto a questa qua, che è una divisione, va bene? E poi anche per questioni di performance, ottimizzazioni, per come funzionano proprio loro internamente, beh, senza addentrarci troppo in questo discorso, ciò che ti deve rimanere è che da questa operazione qui noi troveremo un indice che ricadrà sicuramente tra questi, ok? Questa n è la lunghezza del mio array. Quindi parto da questo 9725, ci faccio l'operazione con il bitwise operator e metti che io trovo poi l'indice 2. Quindi da tutto sto casino ho scoperto che devo andare a inserire la mia entry nell'indice 2. Quindi qua andrò a piazzare il mio bellissimo nodo. Ci ricordiamo cos'ha il nodo? Ha l'hash code, quindi 9725. Poi avrà la key, quindi in questo caso query, che è la mia stringa. Poi avrà il valore, quindi 5. E qua un bel null, perché non sta puntando, non ha ancora nessun altro nodo dopo di lei, la nostra singly linked list. Vediamo adesso che succede se dobbiamo inserire picche. Di nuovo, calcola qualcosa, calcola un hash code, metti che viene 525, faccio questa operazione con il bitwise, metti che mi esce l'indice 5. Quindi qua andrò a inserire il mio nodo. Quindi cosa avrò? Pick, ah sì, come prima cosa l'hash code di prima, 525. Poi avrò la chiave pick. Poi avrò il mio valore che è 7 e un bel null. Ora lo faccio infine con quadri e che succede? Quadri spara fuori 9, 9. E di nuovo mi viene fuori, come operazione di questo bitwise, 5. A questo punto, qua devo di nuovo andare a inserire in questo indice, in questo bucket, la mia entry, sotto forma di nodo. Quindi, qua succede la seguente cosa, semplicemente. Andrò a inserire il mio hash, andrò a inserire quadri, il suo valore 9, qui lui avrà un bel null, ma lui non più, perché qua invece ci starà il nodo successivo. E chi è il nodo successivo? È proprio lui. Quindi sa che qua ci sarà il nodo che viene dopo. E così proprio come le linked list. Ci ricordiamo, no, il discorso delle linked list? Quindi questo è come riesco a far stare dentro i miei buckets delle entries che risultano avere lo stesso indice. Giusto? Ok, prima di proseguire e dirti come funziona il get all'interno della hashmap, dobbiamo fare chiarezza su un po' di punti. Prima di tutto, perché nell'operazione di put non potevamo usare di risultato di hashcode come indice, insomma quel numerone che ci dava hashcode, tanto era lui, era chiaro, era preciso, qual era il problema? Anche se avevamo dei buckets, potevamo ingrandirli, no? E invece succede questo. Allora, intanto immagina di creare nella tua applicazione tante hashmaps, ok? Quindi tu nel tuo heap hai tantissime mappe attive. Ora,
Se tu per ognuna di queste mappe avessi un numero di array grandi quanto il risultato di hashcode, avresti array probabilmente grandi, potenzialmente 2 alla 32. E questo sicuramente non ottimizzerebbe la memoria, anzi, probabilmente nel 99% dei casi finiresti la memoria della tua JVM. Non ti servirebbe nemmeno avere sta grande applicazione come Facebook, basterebbe un'applicazione con tante mappe attive nel deep e non ti finirebbe bene. Quindi questo è uno dei motivi principali per cui il tuo risultato del hashcode non può essere utilizzato come indice. Poi, cosa succede una volta che io inserisco tante di queste entries all'interno dei miei nodi? Metti che qui ho un 100 entries, non farebbe un po' schifo? Effettivamente farebbe un po' schifo, sai perché? Ritorniamo al concetto della time complexity. Ti ho detto che le operazioni di insert, delete, ok, search hanno una time complexity di O, di 1, va bene? Ma nel peggiore dei casi, questa O di 1 diventa O di N. Mamma mia. Quindi O di 1, cioè O di N, per darti l'idea, è questa, va bene? O di N. Si disegna così. Quindi, che hanno detto? Senti, da Java 8 in poi, tra l'altro questa cosa, senti, quando comincio ad avere troppe di queste linked list, allora la struttura verrà cambiata in un self-balancing BST, Binary Search Tree, ok? BST. Questo Binary Search Tree ha la figata che la massima complessità diventerà da O alla N, nel caso peggiore, a O di log N. Va bene? Il logaritmo. Ma noti tutte quelle cose che facevi a scuola e dicevi ma figurati, quando è che mi servirà sapere i logaritmi? Ecco, la time complexity. O di log di N, va bene? Quindi passiamo da questa time complexity assurda a log n, che praticamente continuerà così, si alzerà di pochissimo, cioè arriverà qui, o magari arriverà qui. Quindi questa è la figata. Tra l'altro, quando tu cominci a occupare il 75% dei tuoi buckets, allora la mappa fa una cosa chiamata rehashing. L'operazione del rehashing significa che raddoppierà il numero dei suoi buckets, quindi da 16 diventerà 32 ad esempio, e andrà a copiare, babam, tutto quello che aveva messo nella prima. Quindi dopo 8, se non sbaglio, dopo 8 buckets occupati, la tua hashmap si raddoppierà. Infine, ti avevo detto che ti avrei dato una definizione migliore di cosa sono sti caspita di buckets, no? E cosa sono? Sono i contenitori che andranno a contenere tutte le entries e quindi tutti i nodi che dopo questa computazione riceveranno quello stesso indice. Se te l'avessi detto all'inizio, sicuramente non avrebbe avuto lo stesso significato di adesso, no? Quindi ecco cosa sono i buckets, sono sti contenitori dove finiranno tutte le nostre entries, perché dopo aver fatto tutte queste operazioni con gli hashcode, con gli operatori bitwise, eccetera eccetera, verranno sparate tutte in quel preciso indice. Quindi vediamo come facciamo adesso il get, ok, di qualche valore. Metti che noi vogliamo prenderci di nuovo i nostri cuori 5, ok? Facciamo un po' di pulizia. Metti che noi vogliamo prenderci i nostri valori. Quindi, ehi, mappa, mi dai il get, tra l'altro in questo caso con la key. Mi dai, se ti do la chiave, il relativo valore di questa chiave? E la mappa dice va bene, allora tu gli dai la chiave, cuori, a lei fa l'hashcode, di questo hashcode lei poi trova l'indice e dice ah va bene, vado nell'indice 2 e vedo se c'è qualcuno. C'è qualcuno, trova un nodo, di questo nodo però lei si chiede ancora una cosa. Perché si chiede ancora qualcosa e non le va già bene che l'hashcode è lo stesso identico? Questo perché due oggetti diversi possono avere lo stesso hashcode. È una cosa che può accadere. Inoltre, se tu con due oggetti chiami il metodo equals, ok?
quindi ci fai ad esempio cane.equals Shiba e ti dà true, cane e Shiba hanno di sicuro lo stesso hashcode. Tuttavia non è vero il contrario, ovvero quando tu hai due oggetti che hanno lo stesso hashcode e vai a fare punto .equals di questi due oggetti, quindi oggetto 1 equals oggetto 2, allora non è sempre vero che sono true, va bene? Ti faccio un altro esempio, io sono Michele Marino, creo l'oggetto con le due stringhe Michele e Marino, ci faccio dashcode, mi viene 20, però creo un altro oggetto, Marino Michele, ci faccio dashcode, viene 20, perché la funzione che calcola dashcode fa sempre determinate cose su delle stringhe. Quindi ora ho creato due oggetti diversi, Michele Marino e Marino Michele, con lo stesso hashcode. Se gli vado a fare il punto equals, sono false. Tuttavia mi hanno dato lo stesso hashcode. Ecco perché la mia mappa, quando va a controllare qualcuno qui e trova che c'è, e dice, wow, ho beccato 9723 come hashcode, dice, aspetta! Confronto con equals anche la chiave. La chiave che tu mi hai passato, cuori, coincide con la chiave che trovo qua dentro in sto nodo? Sì? Perfetto! Allora te da ritorno. Se invece non fosse stata uguale, avrebbe utilizzato lo short circuit, vedi come tornano tutti i concetti che abbiamo fatto? Avrebbe utilizzato lo short circuit perché se già tanto non hanno l'hashcode uguale, allora due oggetti non possono essere uguali, va bene? Questo è sicuro. Quindi, se l'hashcode era diverso, la saltavo. Se l'hashcode è uguale, bam, vado a guardarmi anche la key. Ora, secondo caso, voglio beccarmi picche. Le do la chiave, picche. Allora nel get ci finisce picche, ci fa l'hashcode, ci fa di nuovo l'operazione binaria, dice, ah, ma c'è qualcuno con l'hashcode 525 nell'indice 5? Sì, c'è qualcuno! C'è picche? Ah, perfetto, ma la key combacia? Allora di questo nodo si va di nuovo a prendere la key, fa l'equals, picche, picche, va bene, è lei. E se invece volevo quadri, rifà tutta l'operazione, trova che l'indice è 5 e dice, va bene, sto cercando qualcuno con l'hashcode 599. Quindi va nell'indice 5 e dice, ciao, sei tu? Ma aspetta, tu sei 525, boom. Scartato. Continua nella mia single linked list. Ciao, sei tu che hai l'hashcode 599? Sì, sono io. Aspetta, però non è che mi fido troppo siccome abbiamo l'hashcode uguale. Fammi vedere anche se la key è uguale. E quindi fa punto equals, va bene, sulla key. E se anche questa è uguale, boom, mi ritornerà il value. Ok? Il 9. Il 7, il 5. Se io gli do la chiave, lui mi ritorna il valore. Come dicevo un po' all'inizio, una sorta di dizionario. Io ti dico la chiave, tu mi dici il valore. Io ti do sta cosa qua, tu mi dai quell'altra cosa lì. Ecco quindi com'è che la nostra cara HashMap ci riesce a tornare dei valori all'interno di tutti questi buckets in modo super veloce, ok? E questa è la grande figata delle HashMap, perché abbiamo visto che si trasforma in un self-balancing BST che ha questa ottimizzazione, ok? Ci sono tutti i concetti dei grafi, tutti gli algoritmi dei grafi famosissimi, insomma, dimostrazioni pazzesche, che se tu hai un grafo e certi... insomma, non ti so neanche a dire, ma credi a quelli che l'hanno fatto. E anche perché grazie all'hash riesco a ottimizzare di molto la ricerca e tra l'altro sfruttando pure lo short circuit, va bene? Quindi ecco come funziona internamente. Ultima piccolissima curiosità, le mappe, va bene, possono contenere un null come key. Quindi se tu mi dai una chiave null, l'hashcode di null è sempre 0. Quindi ogni volta che io ci avrò una key con qui un bel null, tutte verranno sparate in questo bucket. Ok, io direi che la lezione può bastare qua. Se vuoi puoi approfondirti qualche concetto, secondo me troverai una miriade di informazioni che almeno a me mi hanno appassionato un sacco. Io ti chiedo come sempre un like a sostegno del canale, un bel mi piace può fare la differenza, credimi. Se sei nuovo o nuova, iscriviti perché ne faremo delle belle e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di lezioni come queste sulle interview questions. Insomma, queste piccole
chicche, se vogliamo, perché non è esattamente quello che ti servirà nella vita da programmatore tutti i giorni, sapere perché internamente una hash map è fatta in questo modo. Puoi forse vivere anche senza, ma se lo sai, vivrai sicuramente meglio. Al prossimo lunedì, ciao!